Ancora questa sera per il binomio vincente vino cibo abbiamo una meravigliosa rappresentanza del comparto vitivinicolo italiano con Cantine Ferrari. Allora, intanto, come avete scelto di sposare la cucina del nostro chef Tornatore? Come è nata questa sinergia? Ma l'idea è quella di investire sulla cucina di qualità romana, quindi una città viva, vivace, sempre al passo e magari certe volte avanti, no? come cultura e come mode dell'abbinamento cibo-vino. E loro vengono come proprietà da un'esperienza molto importante con il ristorante Metamorfosi, e col quale stiamo collaborando e troviamo grandi soddisfazioni reciproche. Quindi qui l'apertura circa un mese fa, in una bellissima zona, molto una sfida perché è una zona molto particolare, e quindi al Seaside abbiamo così sposato l'idea anche di una cucina di pesce molto pulita, molto limpida, che esaltasse anche i nostri vini. Quindi c'è stata un'attenzione anche loro nei confronti del nostro prodotto. Devo dire che Cantine Ferrari nel mondo della comunicazione è molto avanti, cioè voi siete bravi a leggere le occasioni, no? Nelle quali poter abbinare a un luogo, ad un evento, ad un piatto il vostro prodotto. Ecco, come nasce questa strategia comunicativa? Noi siamo molto attenti al fenomeno culturale e anche mass mediatico, ecco. Quindi che cosa vi spinge a fare sempre di più, a fare sempre meglio proprio per la comunicazione? Ma devo dire che negli anni abbiamo sempre cercato di fare delle cose che fossero coerenti con il messaggio del nostro prodotto e della nostra azienda. Ferrari vogliamo farlo diventare un simbolo dell'arte di vivere italiana. Ferrari da sempre è il brindisi degli italiani nei momenti che sono importanti per la vita della nazione. E l'Italia è conosciuta nel mondo non solo per il vino ma anche per il cibo. E è chiaro che per parlare di cibo bisogna conoscere il mondo della ristorazione, quindi 5 anni fa ci siamo messi alla prova con una sfida importante, molto sfidante, che è stata l'apertura di un ristorante a Trento in mezzo ai nostri vigneti, si chiama Locanda Margon, con chef che ritornavano da esperienze straniere, italiane, però sempre chef trentini. In questo momento è gestita dallo chef Alfio Ghezzi, e da quando è aperta è un ristorante stellato Michelin. Quindi una sfida che fosse coerente con l'ambizione di portare non solo in Italia ma nel mondo il messaggio di un giusto rapporto cultura del vino, cultura del cibo. E da queste esperienze, da questi diciamo, trascorsi, guardiamo in giro per l'Italia delle esperienze che così ci accomunano. E penso che questo del Seaside sia un piccolo capitolo di una grande storia di collaborazione delle nostre Cantine Ferrari con il mondo dell'enogastronomia di qualità del nostro paese. Cantine Ferrari però ha visitato anche altri vigneti in Italia, insomma, diciamo, Trento va bene, però il prodotto, ecco, ha una gamma maggiormente diversificata. Ne parliamo, facciamo un accenno? Sì, nel senso che abbiamo cercato di spostare la nostra attenzione fuori dall'ambito trentino, e quindi dopo un'esperienza di vini tranquilli trentini, con le tenute Margon, siamo andati prima in Toscana, nelle colline pesane, con una cantina chiamata Tenuta Podernovo, dove abbiamo valorizzato il Sangiovese, poi in Umbria con un'avventura nella zona di Montefalco, e quindi valorizzando il Sagrantino e il Rosso di Montefalco, con una cantina Tenuta Castelbuono progettata da uno scultore chiamato Arnaldo Pomodoro, e quindi è la prima scultura al mondo nel quale si produce vino. Ecco, queste tre realtà da alcuni mesi sono sotto il cappello di Tenute Lunelli, e quindi abbiamo declinato 3 territori con una stessa filosofia. Poi da quest'anno, dal Vinitaly, abbiamo anche annunciato la nostra attenzione nel mondo veneto, vicino a noi, del Prosecco, in una joint venture, in un matrimonio vero e proprio al 50% con la famiglia Bisol,
quindi con i fratelli Gianluca e Desiderio Bisol, che, diciamo così, nei quali ci siamo riconosciuti un po' noi come famiglia, come cugini. Un'azienda familiare, distintiva, che ha fatto della qualità e della diffusione nel mondo uno dei driver della loro crescita e della loro vita. Avevano bisogno di partner per un ulteriore incremento di notorietà e di visibilità, e penso che costruiremo un'altra storia di successo nei prossimi anni.